L'isola dei famosi, Mara Venier in lacrime distrutta dal dolore, ecco perché. Gossip Isola dei famosi, Mara Venier piange disperata in diretta per la morte di Fabrizio Frizzi. Questa sera nel corso della diretta del cancelletto Isola dei Famosi 2018 in onda su Canale 5 abbiamo visto che Mara Venier, una delle opinioniste del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, si è lasciata andare ad un momento di sconforto nel momento in cui hanno ricordato Fabrizio Frizzi. Ad inizio trasmissione, infatti, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha chiesto al pubblico in studio del cancelletto Isola dei Famosi di fare un grande applauso in memoria di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare in queste ore all'età di 60 anni. Mara Venier piange disperata all'Isola dei Famosi. Un ricordo dovuto da parte della conduttrice e di tutta la produzione dell'Isola dei Famosi nei confronti di una persona umile e buona, oltre che un grande professionista del piccolo schermo. Immediata la reazione di Mara Venier, grande amica di Fabrizio, la quale non ha saputo trattenere le lacrime nel momento dell'applauso. La Venier si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, abbassando lo sguardo alla telecamera, visibilmente distrutta da dolore per la perdita dolorosa di questo grande amico venuto a mancare troppo presto. Alessia Marcuzzi, avendo visto Mara in grande difficoltà, è corsa subito da lei per abbracciarla e darle il suo supporto in questo momento così difficile e delicato. Dopo un po' abbiamo visto che la stessa Marcuzzi ha chiesto a Mara se le andava di voler dire qualcosa su Fabrizio Frizzi, ma la Venier non se l'è sentita di dire un suo pensiero sul grande Fabrizio. L'addio dell'Isola dei Famosi a Fabrizio Frizzi. Il dolore per la perdita di questo caro amico è ancora troppo forte in Mara, che sicuramente domattina sarà presente a Roma per i funerali di Fabrizio che si terranno alle 12. La Rai per l'occasione ha scelto di trasmetterli in diretta televisiva sulla rete ammiraglia della TV di Stato, così da poter permettere a tutti gli spettatori e fan di Fabrizio di prendere parte a questo ultimo doveroso saluto nei confronti di una gran bella persona, volto simbolo della Rai di questi anni. Un gesto molto bello quello di Mediaset, che in questi giorni ha stoppato diversi programmi in segno di rispetto nei confronti di Fabrizio Frizzi. Lo scorso lunedì, per esempio, è stata cancellata la puntata di Uomini e Donne e quella di Avanti un altro. Stasera, invece, che è stato il ricordo in diretta di Fabrizio Frizzi, così come ieri mattina è stato fatto in diretta a Forum con Barbara Palombelli a poche ore dalla notizia della morte del conduttore. Cancelletto Isola dei Famosi.